Le voci sul passaggio di proprietà dell'Inter si fanno sempre più forti e ora si parla di un nome importante come possibile nuovo proprietario del club, Gianfelice Mario Rocca. L'imprenditore italiano, nato a Milano nel 1948, è presidente di Techint, multinazionale argentina che opera nei settori siderurgico, metalmeccanico e sanitario. Sarà lui il nuovo proprietario dei nerazzurri? Prima di continuare, iscriviti al canale per essere sempre aggiornato sulle notizie quotidiane dell'Inter. Andiamo! Ma cosa rende Rocca un candidato così attraente per essere il nuovo proprietario dell'Inter? Oltre alla sua vasta esperienza imprenditoriale, è fondatore e presidente del rinomato Istituto Clinico Humanitas, uno dei centri medici più importanti al mondo con sede a Milano. L'istituto è noto per le sue innovazioni e l'eccellenza nei servizi medici e nella ricerca, oltre a offrire diplomi universitari e post-laurea in sanità attraverso la Humanitas University. Rocca è anche uno degli uomini più ricchi d'Italia e del mondo, con un patrimonio netto stimato in 5,2 miliardi di dollari da Forbes nel 2015. Questi fattori fanno di Rocca un candidato altamente qualificato per guidare l'Inter e potenzialmente trasformare il club in una potenza ancora maggiore nella scena sportiva. Metti mi piace al video per rimanere aggiornato su tutto ciò che accade in casa Inter. L'Inter è uno dei club più prestigiosi del calcio italiano e mondiale, avendo vinto numerose vittorie e titoli nel corso della sua storia. Tuttavia, negli ultimi anni, il club ha dovuto affrontare alcune sfide finanziarie e sportive. Con il possibile arrivo di Gianfelice Mario Rocca, molti tifosi dell'Inter sperano che il club possa riprendersi e tornare a vincere titoli e giocare nelle principali competizioni. Sarà interessante vedere cosa riserverà il futuro all'Inter guidata da Rocca. Se diventa il nuovo proprietario del club, è possibile che assisteremo a cambiamenti significativi, sia in ambito sportivo che lavorativo. Forse il club potrebbe investire in nuove tecnologie per migliorare le prestazioni dei giocatori o in programmi sociali per la comunità locale. Forse l'Inter può diventare ancora più forte e competitiva in uno scenario sportivo sempre più sfidante. Indipendentemente da ciò che accadrà, è certo che l'arrivo di un titolare con il profilo di Gianfelice Mario Rocca porterà un nuovo respiro e una nuova visione per l'Inter. Speriamo che questo segnerà un futuro ancora più luminoso per uno dei club più iconici e amati del calcio mondiale. Cosa ne pensi della possibilità che Gianfelice Mario Rocca diventi il nuovo proprietario del club? Commenta qui sotto!